stato presentato da Microsoft ed è un po' il manifesto della loro tecnologia, di come loro vedono il futuro. Possiamo fare un robot che lavora dentro il corpo umano, quindi un anticorpo artificiale sostanzialmente, o addirittura trascrivere la correzione, la sequenza genetica che vogliamo trascrivere. Quindi è un'ambizione infinita che c'è dietro questa tecnologia. Oggi per fare queste cose si usano dei nanocomponenti che hanno la grandezza di qualche decina di nanometri. Sono dei piccoli magneti o sono delle molecole che si chiamano dendrimeri, possono essere dei liposomi un po' più grossi, ma insomma, noi lavoriamo con quelli magnetici molto piccoli. C'è tutta una biochimica particolare per cui si installa intorno a questa particella magnetica una spugnetta di polimeri. Tutto questo oggetto overall è 100 nanometri. Il sistema immunitario non lo vede, è in grado di penetrare la maggior parte delle barriere cellulari, ematoencefaliche, va in giro. Siccome è magnetico, rilascia anche un segnale di tipo risonanza magnetica, quindi ci consente di vedere dov'è la cellula malata, e infine, siccome è un super paramagnetico, se ho un campo magnetico oscillante all'esterno, posso portare la temperatura, alzare la temperatura di una ventina di centigradi e fare anche ipertermia locale. E si comincia a mettere questa roba in vivo per capire come funziona. C'è tanta scienza dei materiali sotto, che parte anche da pubblicazioni importanti. Vedete queste ancorette? Assomigliano proprio a quegli schemini che noi facciamo degli antibody a Y o cose di questo tipo. Questi sono grandi, un'ottantina di nanometri. O possono avere forme diverse, possono essere clusterizzati, possono essere strutture Pac-Man che hanno il bagagliaio, qui si carica il medicinale, o dei cubetti. Vedete, qui c'è una bellissima immagine in cui si vedono queste particelle magnetiche in soluzione ovviamente acquosa, perché devono essere in acqua, visto che il corpo umano è a base acquosa, che sono anche fluorescenti, e questo è un magnete. Allora si vede che muovendo la cuvetta intorno al magnete, le particelle seguono ovviamente il campo magnetico e quindi la loro fluorescenza si accorpa laddove c'è il cluster di particelle che viene tutto compattato. Quello che succede mettendolo in campo magnetico è che facendo oscillare una radiofrequenza esterna la temperatura si alza, e adesso ci sono dei dati molto interessanti. Strutture di questo tipo, questi sono 50 nanometri, sono dei cosiddetti quantum cubes, cubetti quantistici di ossidi di ferro, possono alzare la temperatura oltre 50 gradi. Non c'è cellula che resista a queste temperature per ovvi motivi, quindi sono dei bruciatori locali estremamente piccoli. Per il resto, se posso definirla dal punto di vista dei materiali, è ruggine, è iron oxide. Quindi è una roba poi tutto sommato non così esotica dal punto di vista del materiale.